Cari amici trader, buongiorno. Oggi è mercoledì 24 di aprile. Andiamo a fare l'analisi sulle candele daily. Come di consuetudine, sono le 5 e un quarto, 23:15 da voi in Italia. Partiamo prima dal calendario, un calendario che presenta dati sulla Nuova Zelanda, come potete vedere stamattina. Poi alle 9:30 abbiamo l'indice del direttore degli acquisti del settore manufatturiero che è leggermente positivo. E poi dobbiamo aspettare le 10:30 per la produzione mutuo totale per la sterlina. E poi nel pomeriggio abbiamo alle 16 le vendite di nuove abitazioni, che è positivo, e le scorte di petrolio. Giornata e poi discorso del primo ministro Uke May. E come sapete, ieri Mr. Johnson è il nuovo primo ministro del Regno Unito. Cosa capiterà alla sterlina? Lo andiamo a vedere adesso. Partiamo con il nostro calendario, eccolo qua, euro-dollaro come ho sempre indicato, sempre in fase short. Avevo detto ieri che se rompeva questo minimo sarebbe scesa, e così è stato. Vedete che il prossimo target è questo, anche se io penso che l'euro-dollaro arriverà a 1,10. Staremo a vedere, perché siamo in chiusura del ciclo nel weekly su 4, e per il momento penso che c'è solo short. Poi la sterlina anche lei ieri tornata ancora una volta short. Vedete che il target che io avevo dato era quasi stato preso questo, ma se dovesse rompere anche questo supporto, vedete che continuerà ancora a scendere. Per il momento il trend è solamente short. Per chi non è entrato, suggerisco di aspettare l'inversione. Poi il dollaro canadese che lui anche ieri è salito, vedete che non c'è ancora l'incrocio, ha fatto un nuovo massimo, vedete, eccolo qua. Trend è ancora short, il trend di fondo rimane ancora short su questo, perché questo sarà sicuramente una correzione. Se lo guardiamo così, invece, il trend è ancora di lungo, è ancora come si chiama, long, perché se questa faccio la continuo, che il trend di lungo periodo è long. Questa è solo una correzione che sta facendo. Staremo a vedere che cosa succede. Per il momento non c'è ancora incrocio, non faccio nessuna entrata. Poi il dollaro yen anche lui ha continuato il suo rialzo, vedete, anche se per me il trend è ancora short, e anche se siamo per lo meno male dentro in un'area di congestione, vedete che qui per il momento suggerisco di non fare niente, di aspettare. Poi il AUD USD, Australian Dollar, anche lui ieri vedete che dopo aver fatto questo massimo, vedete che la 200 ha contenuto il prezzo, è tornato al ribasso. Questo adesso potrebbe essere una chiusura di ciclo. Per il momento qui c'è fase di incertezza, qui non facciamo niente, siamo solo in attesa. Il US dollaro lui invece, come avevo detto, ritornato al rialzo. Staremo a vedere se ritornerà a 12,36 o se supererà anche in futuro il 12,37. Comunque il trend di fondo rimane long. Poi andiamo a vedere il dollaro rosso messicano, che lui ormai si trova da tanto tempo in una fase, vedete, anche qua di lateralità. Per il momento non facciamo niente, e anche qui si aspetta. Poi passiamo alle cripto. Ethereum, lui vedete che il trend rimane ancora, anche qui rimane ancora short. Vedete che siamo in una fase anche qui di fermo, bisogna vedere se questi due minimi terranno. Per il momento non c'è ancora l'incrocio, per il momento il trend rimane ancora short. Il Bitcoin, vediamo anche lui il Bitcoin, la situazione sul Bitcoin, anche lui rimane ancora short. Vedete che potrebbe andare a riprendere questo. Per il momento anche qui siamo solo in mente, in attesa. Partiamo adesso con gli indici, il DAX. Vedete che il DAX, vedete cosa ha fatto? Grande salita, vedete che potrebbe ritornare a prendere questo massimo. Vedete che qui ha fatto una cosa inusuale, vedete che qui c'è incertezza. Per il momento il trend rimane ancora long. US 30 per anche lui stessa cosa, salita. Anche qui per il momento aspettiamo di vedere che cosa succede. Per il momento trend di fondo rimane anche long, anche se dovrà chiudere ancora il ciclo. Il G, scusate, il Nikkei, la musica, vedete
vedete che è anche qui la stessa, vedete che è uscito dal triangolo e potrebbe ritornare a prendere questo massimo. Per il momento anche qui trend di fondo rimane ancora long. Poi il copper che anche lui dopo aver fatto questo massimo, vedete che è ritornato a riprendere la media 50 short. Per il momento bisogna vedere se questi due minimi staranno a tenere. Per il momento trend, qui c'è tanta incertezza. Io sono dentro long, vedremo che cosa succede. Il gas, eccolo qua, il gas anche lui rimasto short, rimane ancora short e qui suggerisco di aspettare perché vedete che siamo in una situazione di lateralità, lo vedete qua. Io vi ringrazio ancora, vi auguro ancora a tutti una buona notte, ci sentiamo domani, ciao a tutti.